nel Pescara in attacco, confermati Cocco e La Padula, torna Valoti dal primo minuto, in panchina Torreira, per il resto diverse conferme per Massimo Oddo con Fiamozzi al posto dell'infortunato Crescenzi, poi a centrocampo ancora Mandragora con Verre e Memusciai. Nella Salernitana assente Donnarumma, parte dalla panchina Troianiello e come lui anche Eusepi, al centro dell'attacco c'è Coda sostenuto proprio da Gabbionetta che recupera in extremis, in campo anche Bovo e Sciaudone, la coppia di mastini di centrocampo composta da Pestrin e da Moro. In difesa ci sono Trevisan e Schiavi. Schiavi che subisce questo cartellino giallo, anche se all'inizio sembrava a Colombo questo cartellino giallo. Poi c'è questa punizione calciata da Verre, ma abbastanza innocua per il portiere Terracciano. La risposta della Salernitana con l'affondo di Gabbionetta, il suo sinistro termina al lato con Fiorillo che si distende sulla sua sinistra ma che non è costretto all'intervento. Ecco il tiro ancora di Gabbionetta. Poi c'è questo pericolo in area di rigore, una piccola incertezza, ne sta per approfittare Massimo Coda, il cui tiro viene leggermente deviato in calcio d'angolo da Zuparic. La palla sfiora il palo alla sinistra di Fiorillo. Poi il Pescara con La Padula, pallone per Valoti, salta un avversario con il tocco con il destro e poi con il sinistro supera Terracciano. Rivediamo la bella giocata di Valoti, non perfetto Terracciano ma molto bravo Mattia Valoti, che segna il suo primo gol in campionato, non il primo in assoluto con la maglia del Pescara perché aveva già segnato in Team Cup contro il Sud Tirol. Poi Cocco mette dentro questo pallone per La Padula che anticipa di un soffio Terracciano ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Poi il lancio di Valoti, sempre per La Padula, il suo sinistro violento, si distende Terracciano e respinge a mani aperte la conclusione dell'ex Teramano, che qui subisce una gomitata, una, o forse meglio una sbracciata da Schiavi. Arriva il secondo giallo e quindi il cartellino rosso per Raffaele Schiavi. L'arbitro è Nasca di Bari. Nella ripresa sembra facile per il Pescara, in vantaggio di un uomo e di un gol, e invece arriva il pareggio di Denilson Gabbionetta direttamente da calcio piazzato all'altezza del lato corto di destra. Un tiro potente, Fiorillo parte tardi di difesa, o meglio barriera probabilmente mal piazzata, e Fiorillo sorpreso. Dunque 1-1, tutto da rifare per il Pescara che cerca il gol del nuovo vantaggio. C'è questo destro di La Padula, ancora una prestazione generosa a tutto campo di La Padula, manca sempre un soffio per trovare la marcatura. Torreira in campo al posto di Mandragora, poi c'è questo traversone per La Padula che sfiora sotto porta con il destro che non è il suo piede, anzi era Zuparic a tirare da corta distanza, parata di Terracciano. Poi qui sì, c'è il colpo di testa di La Padula, non è la sua specialità, ma ci prova con questo stacco sul cross di Verre, la parata plastica di Terracciano. Poi la Salernitana di rimessa che si fa vedere, c'è questa conclusione del neo entrato Eusepi, la gran parata di Fiorillo, che possiamo riapprezzare. Siamo nei minuti finali, Benali anche lui è entrato nella parte finale di questa gara, il suo sinistro vola Terracciano a sventare la minaccia. Poi in pieno recupero Eusepi difende questo pallone, arriva Troianiello, destro di prima intenzione, in corsa vola Fiorillo a preservare quantomeno l'1-1.